Vediamo adesso invece il caso generale in cui vedete la sorgente, immaginiamo un'automobile che stia con il clacson sembra acceso, o più verosimilmente sembra un'ambulanza, quindi che si muove a una certa velocità che chiamiamo US, quindi la velocità della sorgente, e anche l'osservatore, quindi che ha una velocità, diciamo, va verso la sorgente, quindi UO. Che cosa succede in questo caso generale? Che la frequenza percepita, diciamo, dall'osservatore, quindi che si sta muovendo a velocità U0, e invece abbiamo detto la velocità della sorgente US, V invece nella forma è la velocità di propagazione dell'onda, avremo F' uguale, queste in realtà sono due formule, vediamole così, diciamo, una, vedete, è nel caso in cui diciamo l'osservatore sta andando incontro alla sorgente, quindi avremo 1 più U fratto V fratto 1 meno US fratto V per F'. Invece nell'altro caso avremo chiaramente il contrario, cioè con sopra, quindi quando diciamo l'osservatore è passato, quindi stanno andando, come dire, ognuno nei versi opposti, però già ha oltrepassato la sorgente, quindi va una da una parte una all'altra, quindi dopo, diciamo, l'attraversamento avremo 1 meno U0 fratto V fratto 1 più adesso, quindi ecco perché dicevo questa formula in realtà ne indica due, quindi una volta si prende più e meno quando vanno uno verso l'altro, e una volta si prende meno più quando stanno andando di spalle, per capirci, uno verso l'altro.